ragazzi, bentornati sul canale. Allora, prima di partire vi ricordo come sempre di iscrivervi sotto, commentare, like, condivisioni. Allora ragazzi, nuovo video oggi sull'Empoli. Volevo appunto parlare della fase di stallo sulla trattativa che dovrebbe portare Dionisi sulla panchina dell'Empoli per la stagione 2020-2021 in Serie B. Allora ragazzi, è una trattativa questa un po' strana secondo me tra l'Empoli e Dionisi. Allora, io non dico che sia una trattativa ma mal gestita, perché non è mal gestita, però una trattativa che secondo me poteva essere gestita meglio, una fase di trattativa che doveva partire molto prima, visto che si sapeva già da tempo che Marino non sarebbe rimasto sulla panchina dell'Empoli già praticamente dal suo arrivo, ecco. E una trattativa, ragazzi, come ho detto, in fase di stallo, perché il Venezia chiede un indennizzo per lasciar partire Dionisi. Il Venezia si è già cautelato con Zanetti, che sarà il nuovo allenatore. E ragazzi, qui c'è poco da fare. Io no, onestamente non so a quanto possa ammontare la cifra che chiede il Venezia. Si era anche parlato di alcune contropartite tecniche come Stulaz, come Moreo, che sarebbe un ritorno al Venezia, oppure appunto, come detto, cash. Però ragazzi, non lo so appunto a quanto possa ammontare questa cifra. E però ragazzi, a questo punto qui, per sbloccare appunto la situazione, c'è poco da fare. Bisogna andare incontro alle richieste del Venezia se si vuole sbloccare questa situazione e far sì che Dionisi diventi il nuovo allenatore dell'Empoli. Io ragazzi credo che alla fine questo affare in qualsiasi modo si farà, o con scambio di giocatori o limando un po' sulla cifra, anche perché non credo che il Venezia voglia tenere al libro paga due allenatori per la prossima stagione. Poi ragazzi, ho sentito anche parlare del fatto il Venezia sta tirando troppo la corda, lasciamo andare Dionisi, prendiamo qualcun altro e lasciamogli due allenatori a libro paga. A me ragazzi, cioè, sinceramente, insomma, mi sembra un po' come quello che se lo tagliò per fare il torto alla moglie, cioè nel senso, per dire che è una cosa che non porta da nessuna parte. Cioè l'Empoli ha come unico obiettivo, secondo me, Dionisi, deve puntare su Dionisi e deve riuscire a concludere questo affare. Non ci sono altri via, anche perché io onestamente non vedo altri nomi papabili per la panchina dell'Empoli, o meglio, ci sarebbero, ma allora irraggiungibili, o comunque sono nomi che a me sinceramente non mi piacciono, ecco. Quindi ragazzi, il fatto di dire sì, ma lasciamogli Dionisi al Venezia e prendiamo qualcun altro, a me mi sembra una cosa che non sta né in cielo e né in terra. Quindi ragazzi, io spero che veramente nel breve termine si sblocchi questa situazione, che il Corsi vada con la giusta offerta dal Venezia per concludere appunto questo affare. E c'è poco altro da dire, vedremo un po' come finirà. Poi ragazzi, speriamo che dal momento che io pubblico questo video l'affare sia già fatto e appunto di poter parlare di un affare già concluso. Però ecco, ormai sappiamo bene che ragazzi, fin quando non ci sono le firme, è bene sempre mantenere i piedi a terra e non festeggiare, ecco, secondo me. Qui ragazzi, vedremo come si svilupperà la cosa in questi giorni. Io comunque spero che se non è oggi, non è domani ragazzi, per mercoledì io mi aspetto l'annuncio
ufficiale e la presentazione di Dionisi come allenatore dell'Empoli. Quindi ragazzi, niente, per il momento è tutto, vi ricordo sempre di iscrivervi e di commentare, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!